La pioggia non ha fermato il sit-in sotto la sede della regione a Pescara dei dipendenti della ditta di trasporti Cerella di Vasto per chiedere risposte sullo stato di crisi che riguarda i 60 lavoratori. La manifestazione è a cura di Fit CISL, Will Trasporti, Faisa CISL, mentre la CGIL ha scelto una strada diversa e ha chiesto un incontro in prefettura. Alessandro Di Naccio della CISL Trasporti. Oggi questo picchetto sotto la regione Abruzzo. In Viale Bovi a Pescara, quali sono le motivazioni della manifestazione? Le motivazioni sono la mancata erogazione della tredicesima dello stipendio su 60 dipendenti di Cerella che noi non possiamo accettare. Anche loro devono fare il Natale con i stipendi e con tutte le retribuzioni dovute. Riteniamo che l'azienda forse ha sbagliato anche a fare la causa alla regione. Comunque la regione adesso è disponibile, nella persona di Maurizio De Nicola abbiamo trovato una grande disponibilità a fare una determina affinché si ricapitalizzi l'azienda con circa 500.000 euro, da quello che ho capito, e così i lavoratori prenderanno lo stipendio e la tredicesima. Giuseppe Morini, segretario generale UIL Trasporti, a voi però interessa anche il futuro dell'azienda. Sicuramente sì, lo slogan del comunicato stampa che abbiamo emanato richiama proprio che la riforma dei trasporti non può interrompersi sulle rive del fiume Sangro. Con questo noi intendiamo dire che la regione deve proseguire il riordino del sistema dei trasporti iniziato con la nascita di Tua, ma che non può arrestarsi alla nascita di Tua. È necessario che la regione prosegua il suo lavoro di riordino dei trasporti, disegnando la rete dei trasporti, migliorando quella dei servizi minimi che è stata già definita e così assicurando il futuro certo a tutte le famiglie dei lavoratori di tutte le aziende di trasporto. Ci aspettano le gare e noi vogliamo non interrompere l'interlocuzione costruttiva che finora c'è stata con la regione. Luciano Lizzi, Faisa CISL, quali sono le vostre richieste in particolare alla regione e all'azienda? Beh, diciamo che ad oggi la società è stata sempre un modello virtuoso nel panorama delle aziende regionali. L'unico problema che ha avuto è si tratta di un problema di contribuzione. Infatti Cerella gode di una contribuzione molto minore a tutto il resto delle società abruzzesi e quindi andrebbe equiparato a quello che percepiscono le altre società. In questo modo probabilmente noi riusciremo a tirarlo fuori dalle secche della crisi.